Forza Italia vuole fare squadra. Parliamo di sanità pubblica, parliamo di tutela della salute e della vita dei nostri cittadini, soprattutto dei più deboli. Abbiamo ascoltato con estrema attenzione la sua relazione, che condividiamo, ma non basta. Non basta perché non riferisce provvedimenti concreti ed efficaci per prevenire nell'immediato il contagio di ciò che potrebbe rappresentare una gravissima pandemia, forse la più grave degli ultimi 100 anni. E per recuperare tempo prezioso, soprattutto prima che si diffonda in Italia, così come è accaduto in 2 mesi in Cina, in soltanto 2 mesi, da novembre ad oggi. Ministro, abbiamo ascoltato anche la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha ammesso che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è elevato. Elevato sia per la sua aggressività, sia per la sua pericolosità e soprattutto per la sua facilità con cui si trasmette tra le persone. Non accadeva prima con gli altri coronavirus. Si trasmette esattamente come un virus influenzale e può portare, come è stato dichiarato anche, come ha dichiarato anche lei stesso, a una vera emergenza sanitaria internazionale. Rezza, che è il direttore di malattie infettive dell'Istituto Superiore della Sanità, dichiara che il numero di casi è notevolmente sottostimato, che sono molti di più, che probabilmente occorre aggiungere addirittura 1-0 se non 2-0 per quanto riguarda la Cina. Le dichiarazioni di Michael Ryan, che è il direttore esecutivo del programma delle emergenze sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non appena rientrato da una missione in Cina, ha fatto una conferenza stampa a Ginevra, sede appunto dell'OMS, e ha dichiarato che prevede sviluppi preoccupanti e riunisce il comitato di emergenza a causa dell'incremento dei casi che si sono verificati non soltanto in Cina in maniera esponenziale, ma anche fuori dalla Cina. Ministro, io la stimo personalmente, la stimo anche come politico. So che sta facendo il massimo, insieme all'Istituto Superiore della Sanità, insieme a tutti i colleghi medici, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ma questa pandemia da coronavirus non può e non deve essere affrontata soltanto dal suo dicastero, perché è qualcosa di più grande. Il nostro pensiero va a quegli italiani anche che sono ancora in Cina, sono a Hubei, a Wuhan, e non sanno come rientrare, non hanno notizie dalla Farnesina. Per questo le chiedo di farsi portavoce presso la Farnesina e di parlare con il ministro degli esteri, perché non riesco ad avere risposte. Ho i loro messaggi sul mio cellulare. Questo virus si trasmette come un virus influenzale, ciò vuol dire che fra 3 mesi avremo picchi massimi, entro aprile, forse maggio. Dalla sua relazione si evidenzia che non abbiamo dati certi. Non conosciamo il numero degli ammalati, non abbiamo certezza di quante persone siano ad oggi guarite, non sappiamo dove sono finiti i cittadini che hanno lasciato Wuhan e che sono arrivati in Italia nell'ultimo mese, 2.400 persone. Bene, lei ha dichiarato che in Italia abbiamo i controlli più alti ed ha chiesto una riunione internazionale di tutti i ministri della salute e dell'Unione Europea per capire come affrontare la situazione. Ministro, io le consiglio di andare in Europa e di portare quelle che sono le nostre indicazioni. Noi abbiamo i migliori scienziati al mondo, la migliore ricerca al mondo, e non dobbiamo aspettare che gli altri ci dicano, gli altri ministri degli altri paesi europei, come dobbiamo intervenire. Noi, appunto perché vogliamo dare un contributo, ci sentiamo di dare 4 suggerimenti importantissimi. Il primo, ministro, lo faccia perché ancora non l'ha fatto: prenda immediatamente contatto con i ricercatori di Melbourne, che hanno già realizzato il virus identico al coronavirus cinese e hanno dato pubblicamente la loro disponibilità a condividere questo lavoro con chiunque vuole dare una mano per trovare soluzioni ad arrivare prima possibile alla realizzazione dei vaccini che ci aiuteranno sicuramente a prevenire la trasmissione di malattie e anche ai farmaci innovativi che serviranno per curare chi sarà infettato dal virus. La disponibilità biologica è preziosa. E l'esistenza materiale del virus, che al di là della sequenza di RNA che è stata pubblicata dalla Cina e che ci permette che per arrivare alla produzione di un virus ci vorrebbe quasi un anno, utilizziamo questo tempo prezioso, parliamo già con i ricercatori di Melbourne, agisca immediatamente. Concludo. Il secondo punto, ministro, invito a dare un messaggio per contenere anche la trasmissione nell'immediato, cosa che oggi non è accaduto. Contatti l'ambasciata cinese e faccia contattare dagli ambasciatori tutti i cinesi che sono arrivati nell'ultimo mese in Italia. Facciamo degli esami clinici per vedere se ci sono portatori sani di questo virus, perché non lo sappiamo. E consigliamo tutti a indossare
benissimo anche lei, non basta perché per l'occupazione di 2 settimane, faccia anche gli esami clinici a chi vuole venire in Italia, altrimenti non c'è soluzione per chiudere la trasmissione e prevenire il contagio.